Bene, buonasera a tutti. StreamYard dice stiamo registrando con me questa sera. Non so che giorno sarà per noi mercoledì. Purtroppo perché dobbiamo fare la svelta che tra poco inizierà il nostro super programma preferito e chi non la pensa come noi si deve immediatamente di iscrivere da questo canale. Qui chi l'ha visto? Con me stasera abbiamo il giornalista conosciuto per caso proprio perché siamo nello stesso gruppo di chi l'ha visto. Il dottor Angelo Barraco, che a tuttora scrive per corrispondente per la Gazzetta di Parma e corrispondente per Ital Press, ha scritto anche per Giallo, per la Voce di New York e tanti altri giornali che non mi ha voluto dire, perché se cominciasse a dire tutti i giornali che ha scritto, arriveremo a domattina. Quindi io lo ringrazio per aver accettato di fare questa chiacchierata con me e in particolar modo di parlare del mostro di Firenze, perché lui mi aveva raccontato che aveva fatto alcuni articoli e quindi stasera noi lo presseremo, visto che lui lavora per Ital Press, stasera tocca a noi. Buonasera Angelo, benvenuto, grazie. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Allora, tu naturalmente hai scritto sul mostro di Firenze per lavoro, giusto? Oh. Sì, per lavoro, ma anche perché è stato il primo caso di cronaca nera che mi ha appassionato in assoluto, nel senso che il primo approccio alla cronaca che ho avuto è stato proprio sul caso del mostro di Firenze. Quindi nel corso degli anni ho continuato a interessarmi al caso, magari anche non scrivendo più del mostro di Firenze. Quindi ci sono dei casi di cronaca che ti rimangono addosso, anche se poi non, magari non ne scrivi più. Ecco, nel caso del mostro per me è stato così. Quindi ho continuato magari a interessarmi, e come tutti ad avere delle idee, perché questo è un caso che ti rimane, che ti apre soprattutto, che apre mille idee, anche perché non esiste una verità unica su questo caso. Esistono tante verità, perché ad oggi possiamo dire che non esiste una verità ufficiale, ecco, in questo caso. Attenzione, c'è una sentenza passata in C'è giudicato una sentenza, per sì. quattro omicidi per otto persone, però le E le altre, è lì proprio volevo arrivare, ecco. altre. C'è una Sì, no. sentenza, però comunque sul resto ci sono ancora tante domande che non hanno trovato ancora risposta, ecco. Bene, allora io naturalmente ti devo fare la domanda di rito e non te la farò così brutalmente perché non voglio che tu ti metta, tra virgolette, nei guai per nel rispondere, ma insomma, ti dirò che idea ti sei fatto, ti chiederò che idea ti sei fatto di questa storia e soprattutto secondo te chi è il manico delle coppiette. Ovviamente se lo puoi dire, oppure puoi dire l'ambito in cui lavorava, secondo te è qui. Siamo sempre nel campo delle ipotesi. La certezza, a parte le sentenze che ci sono state, non ha in mano nessuno. Quindi Allora, io ti io pregherei. sempre nel rispetto delle sentenze, io ti posso dire che secondo me chi non è, secondo me, il mostro di Va bene, Firenze, sì. secondo me il mostro di Firenze, sempre nel rispetto delle sentenze, non è Pietro Pacciani. Non è Pietro Pacciani perché ci sono diversi elementi, a mio avviso, che come dire, in qualche modo lo lasciano fuori dal raggio di azione di quello che è stato, diciamo, il modus operandi dei delitti, perché si è parlato comunque di delitti, si è parlato di delitti di un gruppo di persone, quando in realtà comunque il quadro, ecco, del presunto omicida iniziale era quello di un last murder, quindi di un omicida solitario, quindi ed è comunque un qualcosa ben distante da Pietro Pacciani. Poi anche altri elementi, secondo me, lo potrebbero escludere da quello che poi è stato la vicenda in generale. Io voglio fare un passo indietro nel raccontare quella che secondo me è questa storia. Ovviamente rimaniamo sempre nel campo dell'ipotesi, anche perché, come ho detto poco fa, Certo. nel rispetto delle sentenze di quelle che sono state, come poco fa hai detto tu, esiste anche una parte di questa storia, una buona parte di questa storia che non ha trovato risposte, che ancora cerca risposte. Ci sono delle famiglie che aspettano risposte e c'è una storia lunga 50 anni che non ha mai avuto una verità ufficiale. Io partirei per esempio dal delitto del 1981,
di Foggi di Nuccio, ok? Quando per la terza volta il mostro ha colpito. Tu mi chiederai, ma perché parti dal delitto del 1981? Siamo tutti orecchie. Ok, intanto perché questo è il primo delitto in cui avviene l'asportazione. Il mostro per la prima volta colpisce, e il mostro per la prima volta cosa fa? Asporta diciamo, una parte del corpo della sua vittima. Cosa succede? Proprio come nel delitto del 68 con Francesco Vinci, che nell'agosto dell'82 era finito in carcere dopo l'accusa di Stefano Mele, in questo caso, per questo delitto, un uomo finisce in carcere. Quindi finisce in carcere perché è testimone di questo delitto, giusto? Io in questo caso parlo di Vincenzo Spalletti, che viene accusato del duplice omicidio della coppia. Cosa succede? Che faccio un altro passo indietro. Okay. Francesco Vinci finisce in carcere nell'agosto dell'82 con l'accusa di Stefano Mele, però viene scagionato nell'83 dopo l'omicidio di Horst, dopo l'omicidio Osmeyer della coppia dei tedeschi. Oh, Uverash. cioè, esatto. E quindi comunque la figura di Vinci viene accantonata, viene ufficialmente, diciamo, messa da parte. Spalletti cosa fa? Spalletti viene accusato dell'omicidio perché? Spalletti era, intanto, chi era Spalletti? Spalletti era, faceva l'autista dell'ambulanza alla Misericordia di Montelupo Fiorentino, era sposato con figli, faceva anche il guardone. La mattina successiva al delitto, Spalletti racconta alla moglie e alle persone del bar da lui frequentato di aver visto i corpi senza vita di Giovanni e Carmela. Ha raccontato inoltre alcuni particolari che non erano ancora stati divulgati a mezzo stampa. Diciamo, le indagini hanno appurato che la sua autovettura quella notte si trovava sul luogo del delitto. Intanto la domanda che ci si pone è come faceva a conoscere quei dettagli. Spalletti viene arrestato e nel corso dell'interrogatorio dichiara di aver appreso una notizia sui giornali, ma diciamo che questa cosa non era possibile perché i giornali avrebbero pubblicato una notizia lunedì successivo, quindi comunque in qualche modo quanto dichiarato da Spalletti non è, diciamo, non corrispondeva, non corrisponde a verità. Cosa sapeva Spalletti? Come l'ha saputo? Cosa ha visto Spalletti? Come faceva a sapere quei... E soprattutto un altro aspetto poco chiaro di quella vicenda riguarda, diciamo poco solido di quella vicenda riguarda l'alibi di Spalletti, perché c'è un buco nel suo alibi di 90 minuti, che è proprio nell'arco temporale in cui sarebbe avvenuto il delitto, perché secondo una ricostruzione l'uomo, diciamo, rientra a casa, credo più o meno alle 2 del mattino, se, mi sembra di ricordare, ma... Diciamo che comunque è un orario che credo che sia più o meno congruo all'orario del delitto. Comunque, il killer in qualche modo scagiona anche Spalletti. Cioè, il mostro scagiona anche Spalletti. Perché nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dell'81, esattamente dopo 4 mesi di delitto di Scandicci, un'altra coppia viene uccisa. Poi E ricordiamo i nostri parlo di spettatori. Stefano Baldi e Susanna Cannes. Sì. E quindi alla fine dove voglio andare dove voglio andare a parare? Che in questo caso il mostro sembra aver adottato una strategia ben precisa. Quindi sembra aver intanto sembra conoscere bene sembra aver conoscere bene alcuni meccanismi interni, nel senso che sembra quasi sfidare gli inquirenti e li vuole sfidare come? Dicendo loro: guardate, che io vi dimostro che la persona che voi avete arrestato non è il vero colpevole. E come ve lo dimostro? Ve lo dimostro con un altro delitto. L'altro delitto è la prova concreta che voi state sbagliando persona, state sbagliando strategia investigativa, state sbagliando
totalmente tutto. Cioè, è una sfida aperta, vera e propria, senza margini. Questa è la prima. Spalletti, da presunto, diciamo, da colpevole o presunto tale, viene in qualche modo viene totalmente scagionato. Ovviamente rimane la domanda aperta: ma cosa ha visto Spalletti quella notte? Non è dato sapere. Avrà assistito al delitto? Avrà visto i corpi? Questa è una domanda che non sapremo mai. Una domanda a cui non c'è dato sapere risposta. Però la domanda che mi pongo, sai qual è? E se il mostro avesse adottato la stessa strategia con Pacciani? E se il mostro avesse tentato di scagionare anche Pietro Pacciani durante il periodo in cui Pacciani era finito nel ciclone, diciamo, investigativo, quindi avesse tentato in qualche modo di sfidare gli inquirenti anche in quel momento lì? Ovviamente un'ipotesi, No, certo, no, no, ma siamo però, sempre al campo delle ipotesi. diciamo, potrebbe essere, come dire, come c'è stata la sfida nei primi anni 80, perché non escludere anche queste ipotesi, no? Ricordiamo comunque che il 17 gennaio del 93 Pacciani viene arrestato perché è accusato di essere il responsabile dei delitti. Il processo inizia il 19 aprile del 94 e si conclude con una condanna all'ergastolo. Poi il 13 febbraio del 96 c'è una soluzione per non aver commesso il fatto e poi c'è la Cassazione. La Cassazione poi annulla tutto e chiede un nuovo processo in appello in cui subentrano poi i compagni di Marelli. Però Pacciani poi, come ben sappiamo, non arriverà al processo perché morirà il 22 febbraio del 98 a seguito di un infarto. Allora, nel gennaio del 92, quindi nel pieno, diciamo, ciclone Pacciani, nel momento in cui Pacciani era nell'occhio del ciclone, in cui l'interesse investigativo era su di lui, viene commesso un delitto. Precisamente a Barberino di Mugello e muore Renzo Consigli e la moglie Antonietta Persiani. È un duplice delitto di cui si è parlato poco, secondo me, anzi si parla pochissimo. Arriva 7 anni dopo l'ultimo delitto a 30 km da Firenze. Non c'erano tracce di mutilazione in questo delitto. E non sembra che la coppia sia stata uccisa con la stessa arma utilizzata dai precedenti 8 duplici omicidi. Il killer ha esploso in questo caso 9 colpi di calibro 7,65. Su Renzo sono stati esplosi 4 colpi, se non ricordo male. E Antonietta, se non ricordo male, ha ricevuto anche colpi al viso e al petto. Però vado un po' a memoria su questa cosa. Dalle indagini in questo delitto non sono emerse ombre sulla vita delle vittime, quindi diciamo, non c'erano particolari ombre, particolari aspetti che potevano in qualche modo legare, diciamo, questa vicenda a interessi legati alle vittime. Insomma, si è ipotizzato un delitto passionale, ma perché uccidere queste due? Chi poteva avere interesse per uccidere queste due vittime? Soprattutto 7 anni dopo i delitti del mostro, diciamo a 30 km da Firenze. E se questo delitto fosse stato compiuto per scagionare Pacciani, proprio come ipoteticamente siano avvenuti anche gli altri? Attenzione, questo è avvenuto nel Mugello, siamo sempre nel Mugello lì, Dico, e se il modus operandi. Diciamo, se l'interesse, diciamo, del killer Sì, ma ipotizziamo. infatti. Allora, quel duplice omicidio, io ne ho parlato anche tempo fa, infatti molti se ne sono disinteressati facendo male, secondo me. Quel duplice omicidio lì non è stato attribuito al mostro per un semplice motivo, Angelo. Mi viene anche facile chiamarti, ti chiami come te ed hai il nome più bello del mondo.
Perché in quel caso, come hai detto tu, non è stata usata una calibro 22. Quindi per molti non è un delitto del morto perché il morto avrebbe colpito calibro 22. Ma noi che cosa ne sappiamo se questa pistola l'avesse buttata via anni prima, si fosse inceppata, fosse diventata non funzionante, magari lo avrebbe cambiato, cioè avrebbe cambiato il tipo di arma. Però nessuno tiene conto di questo omicidio. Io volevo dirti una cosa prima di vedere che tu parli a Raffi, che dopo ti lascerò parlare. Volevo dire e tornare un attimo indietro nel tempo su quello che avevi detto tu riguardo a Spalletti. Io ho la mia versione riguardo al fatto di Spalletti che sapeva le cose, perché lui riferì alla moglie di avervi, o al bar, non so dove lo disse, di avervi, cioè, di sapere che c'era una coppia, è stata uccisa, eccetera, eccetera. Io ho la mia spiegazione. Quella coppia fu trovata da un tizio, da un signore che mi pare facesse parte dell'arma, che era a fare una girata, come diciamo noi, con il figlio. Questo qui, appena ha visto diciamo, la macchina con i cadaveri, che si è ha lasciato il figlio sotto, è salito sulla stradina, non so se conosci il posto, e ha visto che c'erano i morti dentro. Cioè, ha visto che c'era un morto dentro, la ragazza non l'aveva vista. Lui ha preso il bambino, l'ha portato su al bar e gli ha detto al barista: mi tiene un attimo il bambino perché io devo fare la telefonata e poi devo andare con i carabinieri là perché ho trovato la macchina con... Io non vorrei che Spalletti in quel momento fosse al bar, quindi potrebbe aver sentito la mia ipotesi, attenzione. Quindi gli faccio riferimento. Sul fatto che il mostro volesse ribadire il fatto che era lui comunque a uccidere, mi ricorda un po' Zodiac, ecco perché te l'ho nominato prima di iniziare. Perché Zodiac ora va molto la storia che Zodiac e il mostro magari fossero state la stessa persona. E anche Zodiac sfidava, mi ricordo in particolar modo un episodio quando il cosiddetto Zodiac uccise Paul Stein, che era il tassista, ti ricordi? Ok. Il tassista, e a un certo punto fecero apposta il giornalista che si occupava Graysmith. Si occupava del caso, disse: no, ma non è stato Zodiac, lo fece anche per prendere un po' i fondelli. E in quel caso Zodiac ribadì diciamo, l'appartenenza alla cosa, mandando un pezzo di camicia. Dice: guarda, sono stato io, cioè, gli ho strappato anche la camicia. Quindi ha voluto confermare anche lui che stavano dicendo le calzate. Quindi il modus operandi mi sembra il solito. Ti lascio parlare, ti chiedo scusa, ma io No, vengo no, no. molto preso da questo argomento, anche se, come ti dice, sarebbe da parlare. Prego, Angelo, prego. No, no, hai fatto benissimo a chiarire questa, a precisare questa cosa. In Per altro, me. no, è chiarissimo, hai fatto una puntualizzazione giusta. Io, tra l'altro, tornando ai tanti aspetti non chiariti in questa vicenda, io, un delitto che per me è chiave, diciamo, fondamentale è quello del 68, sento che lì secondo me partono Lì tante ti voglio sentire. cose. Perché lì diciamo che noi abbiamo una scena del crimine abbastanza, come dire, particolarmente strana, nel senso che okay, abbiamo questa coppia, Barbalocci e Antonello Bianco, che vengono uccisa all'interno di questa Alfa Romeo Giulia. Ok, il killer presumibilmente il killer separa i corpi, ok, fuga all'interno dell'auto, forse arriveste lei, ma non ascolta nulla. Natalino Mele, di 6 anni, si trova nel sedile posteriore, era scalzo, sottolineo questo punto, e dormiva. Come è arrivato Natalino Mele a casa della famiglia De Felice? Questo è un punto chiave. Questa storia. La strada che avrebbe dovuto attraversare Natalino Mele non era assolutamente asfaltata, ma i calzini di Natalino erano puliti. Come ha fatto a percorrere Natalino 2 km e 100 metri in quel sentiero impervio e senza scarpe, senza strappare calzini, senza sporcarli? In questa storia c'è Stefano Mele, marito di Barbara Locci,
una persona che si autoaccusa da subito del delitto, ma successivamente, come sappiamo, insomma, cambierà più volte versioni, accusando gli altri amanti della moglie, prima Francesco Vinci, poi Salvatore Vinci, poi Giovanni Vinci. Insomma, il punto chiave di questo delitto è una: l'arma. L'arma non si trova. Lui, Stefano Maile, dice una cosa che secondo me, leggere le carte, è molto interessante. Io questo punto, ogni volta che lo leggo, continuo a reputarlo fondamentale, nel senso che forse, non lo so se è stato attenzionato sufficientemente, però secondo me continua a essere importante. Stefano Maile dichiara all'inizio, prima dichiarazione, dice: io l'arma l'ho gettata, quindi dice l'ho gettata, cioè, dice di averla gettata l'arma. Nel vingone. Esattamente. Quindi io mi fermerei su questo aspetto. Metti che l'arma lui l'avesse veramente gettata. E se l'arma fosse stata sottratta dopo lui l'ha gettata? Ti lascio questa domanda aperta. Allora, io ho finito di come dire, ho finito di leggere il libro di Zanetti, che adesso ha appena messo l'annuncio, ha detto aspetta un attimo, che ve lo faccio vedere e poi leggo anche una cosa, se mi permetti, perché sì, mi è trovato impreparato purtroppo. Allora, questo è il libro. È il libro di Giampaolo, che saluto e che tanto so che lui guarderà questa. Allora, questo è Giampaolo Zanetti, La madre di tutte le indagini. Qui sono assolutamente inseriti tutti i documenti di quell'indagine. Ne volevo leggere una cosa, come tu hai detto che Natalino era scalzo è inteso con i calzini e basta. Sì, questo è allora, parlando, allora, tale camminata che non aveva nessun tipo di dolore ai piedi, riferito pure dal bambino, e parlando solo dello sporco osservato sui calzini. Quindi lui, questo è un atto del 7 ottobre del 68, che fu ripresentato poi al magistrato, e i calzini erano sporchi, però come dicevi tu, non erano rotti, non erano, quindi il bambino, visto che la strada era molto accidentata, i calzini erano sporchi, però non poteva aver percorso tutte. No, io avrebbe dovuto percorrere lui 2 chilometri e 100 metri. Esatto. Un bambino di quindi quell'età, calzini, cioè, erano, nel senso, anche perché erano intatti, nel senso non erano strappati, non presentavano elementi, non presentavano danneggiamenti, no, okay? Che comunque dovevano presentarli, cioè se fossero stati c'è la ghiaia, certo, cioè, sono assolutamente 2 chilometri e 100 metri di strada è un percorso importante per un bambino di quell'età, e soprattutto per in piena notte, parliamo di una strada che è al buio, l'unico riferimento è un punto luce a distanza, metti un bambino che vede una scena del crimine in cui la madre è morta, lo zio, così veniva chiamato, è morto, si sveglia dopo aver sentito lo sparo, l'avrà sentito lo sparo, no? Cioè si sarà svegliato con quel rumore, immagino che comunque il rumore sarà stato importante, e quindi poi cosa avrà fatto? Si sarà svegliato e avrà percorso quella strada, io ipotizzo, anche correndo, giusto? A meno che qualcuno non l'abbia preso e portato in spalla. Assolutamente, no, anche perché il fatto di arrivare alla casa dei Felici, io non so se tu conosci, poi ti invito a invito a tutti voi a guardare il documentario che abbiamo fatto io e Luca, che ci siamo recati sul luogo facendo riprese aeree, spiegando secondo noi naturalmente anche in base a quello, questo è il fatto che questo è pieno, sono tutti gli atti, noi ai tempi gli atti ne avevamo letti pochi. Però se tu guardi la conformità di tutto, diciamo, tutta la zona, la macchina era messa in un punto in cui quando il bambino avrebbe aperto
la portiera della posteriore della macchina, si sarebbe trovato di fronte a poche centinaia di metri ad un orfanotrofio che è Villa Castelletti. Ok? Quindi se il bambino fosse stato solo, a ordine di logica dovrebbe essere andato verso quella direzione dove c'era un sacco di luci, giusto? No, certo. Il bambino ha fatto retrofront ed è andato per un certo punto e il papà, secondo me, lo ha lasciato e noi lo facciamo vedere, il papà o chi per lui, ma per me il papà, fino al punto fin dove si vedeva una luce in fondo, in fondo, in fondo. Gli ha detto, guarda, vai laggiù e suona il campanello. E lui, il bambino, ha seguito la strada che è tutta dritta, ripeto, guardate il documentario che abbiamo fatto perché è molto interessante, è arrivato lì e ha suonato la casa felice, accompagnato al papà, su questo mi trovi d'accordo. Un'altra poi... Prego, dimmi. Sì, anche perché e poi è agghiacciante la... quanto riportato poi nel... sugli atti, la scena di, del bambino che si trova a bussare sotto la porta a dire aprimi la porta perché ho sonno, il babbo è a letto, dove mi accompagna a casa perché c'è la mia mamma e lo zio che sono morti in macchina. Noi parliamo così. Sì, sì, però dico, no, è ghiacciante la scena, cioè, immaginate certo, scena sì, sì, genere, no. In piena notte con un bambino che comunque bussa alla porta. Cioè, dico, io mi sto, quando ho letto comunque questa, diciamo, la, questa parte, ecco, questa, sì, dichiarazione anche di Natalino, non puoi non immaginare la scena, okay? Non puoi non immedesimarti in quella notte, anche se non l'hai vissuto. Un bambino che vive quella scena è forte come... Io l'ho anche io insieme a un'altra persona, ho fatto un documentario su Mostra di Firenze e quella scena l'ho ricostruita con un bambino in una casa che era molto simile, non era quella ma era molto simile, e veramente io mi sono affacciato da là per fare le riprese per il bambino era sotto e lui guardava me e mi diceva apri, e la cosa mi ha lasciato un po' un po' turbato. Voglio dire l'ultima cosa, poi dopo ti lascio parlare, giuro. Tu hai detto che magari lui potrebbe aver preso veramente la pistola e averla buttata. C'è una cosa che a me non torna e c'è sugli atti. Sì. Chi non avesse preso il libro lo prenda ora perché in ristampa, dovete avere un po' di tempo, dovete dare un po' di tempo per ristamparlo. Lui dice che ha preso che Salvatore Vinci, io dico il nome che tanto è sugli atti, Salvatore Vinci gli ha dato, l'ha portato in macchina fino a un certo punto, gli ha dato la pistola e gli ha detto, lui ha andato. Poi ci sono delle cose che provano che secondo me che Stefano fosse lì quella sera. Poi dice, aveva buttato la pistola, torna indietro e gli dice, la pistola l'ho buttata, vabbè, pazienza. Ecco, questo a me mi sa di gran cazzata, perché se tu mi dai la pistola e mi dici, vai a ammazzare quello, torno, la pistola la butta via. Cioè, te non è che mi dici, vabbè, che te prega, no? Cioè, giusto? Ecco. Quindi io non credo che la pistola... l'abbia buttata, o se l'ha buttata e qualcuno fosse stato con lui, e sicuramente qualcuno è stato con lui, non gli avrebbe detto solo vabbè, pazienza, al limite ti do un calcio in culo, vado a ricercare, giusto o mi sbaglio? Quindi io la vedo così. Ma ora, d'altra parte, io so dove vuoi arrivare tu, che magari qualcuno è andato a fare le ispezioni, le ha trovate l'ha trovata, però poi mi devi anche spiegare le cartucce come hanno fatto. Vabbè. Prego. Allora lì ovviamente ti ho messo in difficoltà, eh? No, ma lì ovviamente ci sono degli aspetti di cui magari forse sì, hai capito forse dove vuoi andare, però forse ci sono degli aspetti in cui è il caso che è meglio, preferisco magari non addentrarmi fino a un certo punto, perché a tanto ci sono pure indagini in corso, quindi no, ci sono degli aspetti. No, allora riguardo al 68 non è chiuso. Al 68. Comunque dico, no, a parte che io, vabbè, come tutti ho la mia teoria, non ho la. No, Angelo, ti prego di perdonarmi. Io non ho voluto fare queste considerazioni per metterti in difficoltà nel modo più assoluto. Le ho fatte come le faccio a tutti, perché io le faccio a tutti. Per me può venire anche il Papa, se mi dice una cosa che a me non torna, io gliela devo dire. Non sto dicendo assolutamente niente, ma non voglio che tu ti addenti a cose, però ho voluto riportare quello che c'è scritto. Sì, sì, no, no. Sì, sì, no, io penso che l'arma sicuramente avrà fatto
no, no, sicuramente, probabilmente. Possibile, possibile, certo. Possibile. Possibilmente. Intanto ha sparato quella nostra arma, quindi chi era lì l'ha utilizzata. Sicuramente, probabilmente non sarà rimasta in quelle mani, anche perché poi il modus operandi è cambiato molti anni dopo. E poi alcuni personaggi che hanno fatto parte di quel clan sardo, e quindi che hanno fatto parte di quel gruppo di persone che nel primo delitto ha ucciso per gelosia, per infedeltà, perché il primo delitto, parliamoci chiaro, è un delitto che ha uno sfondo passionale, perché il delitto l'occhio bianco, se dobbiamo, diciamo, analizzarlo sotto la sfera, diciamo, come dire, così, dobbiamo fare un'analisi comunque a livello generico, un delitto che ha uno sfondo passionale, al di là dell'arma, che mettiamo un attimo da parte l'arma del delitto, l'omicidio dell'occhio bianco ha uno sfondo passionale, perché c'è Stefano Mele che è un uomo che ha subito delle infedeltà da parte della moglie, giusto? C'è la donna, c'è Barbalocci che comunque era conosciuta, veniva chiamata la regina perché comunque aveva delle relazioni aperte, chiamiamolo così, con diverse persone, oltre a Lo Bianco aveva relazioni con Vinci, i Vinci, ecco, quindi era una persona che aveva comunque, che comunque anche come si legge negli atti, era una persona che aveva anche la sua indipendenza, chiamiamola così, ecco. Anche se comunque erano anni difficili per Mele, perché non vivevano bene, ecco, loro non avevano una situazione economica molto rosea, avevano una situazione economica molto difficile, non stavano economicamente molto bene, questo si legge chiaramente nelle carte, non è una cosa che stiamo dicendo, non stiamo dicendo nulla di esclusivo, è chiaramente leggibile, quindi faticavano proprio a livello economico. Quindi il delitto dell'occhio bianco viene inizialmente chiuso con la condanna di Stefano Mele perché ci sono tutti gli elementi di infedeltà coniugale, perché l'infedeltà coniugale è alla base del delitto dell'occhio bianco, perché c'è un marito che viene, diciamo, in qualche modo riconosciuto come dire, una donna che viene riconosciuta come infedele, un marito che viene riconosciuto come parte lesa, diciamo, di questa infedeltà e che si vendica di questa infedeltà. E questo c'è alla base di questo delitto. E poi c'è il clan sardo che in qualche modo è al centro di questa vicenda. Però gli elementi che rimangono aperti in questa storia, che rimangono aperti nel fascicolo del 68, sono tanti. Perché il 68, nel 68 c'è per esempio c'è la figura di Natalino, per esempio. Natalino che ha percorso questo tragitto, però non l'ha percorso, ecco, secondo gli elementi che noi abbiamo sotto mano, non l'avrebbe percorso da solo. Chi l'ha portato Natalino fino a De Felice? E perché, come tu poco fa dicevi, perché proprio da De Felice e non da altre parti? Perché, per esempio, prima della casa di De Felice c'erano altri posti più vicini. Cioè, Natalino, ipoteticamente, sarebbe potuto andare in luoghi più vicini rispetto a assolutamente, sì. Di fronte, ecco. C'era Ecco. Quindi perché andare lì e non lì? Giusto? Quindi questa è una domanda... questa è una domanda legittima che continuiamo a farci e che continueremo a farci. La risposta è che non arriverà mai. Gli aspetti comunque su questa storia, su questa storia, ma anche su altri delitti, secondo me sono tanti. Ti faccio un esempio di un altro delitto, secondo me, che ha dei punti oscuri che forse non sono mai stati sufficientemente chiariti. Per esempio, c'è il delitto di Baccaiano del 1982. In cui vengono uccisi Paolo Mainardi e Antonella Migliorini all'interno della loro Ford, della loro Fiat 147, nello scaffale
sulla strada statale provinciale Virginio Nuovo. Allora, la coppia viene, ricordiamo questo delitto, la coppia viene sorpresa mentre stava facendo l'amore, quindi questo è un classico, diciamo, del morso. Antonella muore sul colpo. Paolo invece rimane gravemente ferito, riesce ad azionare a retromarcia tentando disperatamente la fuga, però finisce l'auto all'interno di una scappata. L'ipotesi è che sia stato il Manardi a fare questa manovra, quindi a cercare in qualche modo di fuggire con l'auto nella scappata. Però questa è un'ipotesi che rimane oggi oggetto di innumerevoli controversie. Perché? E se fosse stato il mostro a occultare l'autovettura? E se fosse stato lui invece a tentare di occultare l'auto del Menardi, visto il luogo in cui si trovava l'autovettura? E magari essere rimasto incagliato, Esatto. bloccato, scusate. Ricordiamo che l'autovettura si trovava in un luogo non propriamente, diciamo, tu conosci le zone, quindi lo sai meglio di me. L'autovettura si trovava sulla strada Sì. provinciale e quindi comunque non era una piazzola come gli altri delitti. No, no, Ecco, assolutamente. Era sulla quindi strada praticamente. era sulla strada, Sul quindi, ciglio, quasi sul ciglio. ecco, quindi, e se fosse stato lui a fare quella manovra, quindi tentando di ritardare il ritrovamento dei corpi e non c'è stato quindi il Menardi a fare la manovra di occultamento, ecco, non di occultamento, cioè involontaria, ecco, chiamiamola così. Questa secondo me può essere legata, questa si ricollega in qualche modo anche al delitto dei francesi. Sì. Ecco, io tempo fa te ne parlavo, cioè quando ci siamo sentiti la prima volta, ricordi, ti ho fatto una considerazione sul delitto dei francesi, ma anche su quello dei tedeschi. Io questi due delitti li considero in qualche modo come due delitti mirati, nel senso che il delitto di Nadine Mugnot e Jean-Michel, ma anche il delitto di quello dei tedeschi dell'agosto del scusami, del delitto dell'83 dei tedeschi. Per me sono due delitti che sono mirati nel senso che in quel periodo noi in Italia c'era l'allarme del mostro, no? C'era l'allarme, un allarme sociale del mostro, soprattutto nelle campagne fiorentine. I giovani venivano allertati per non appartarsi, le famiglie erano abbastanza preoccupate per i giovani che si appartavano. E quindi c'era quella famosa locandina che recitava Occhio al mostro, quindi evitate di appartarvi in luoghi, insomma, le famiglie spesso davano le loro case ai figli pur di non farli appartare fuori. I Però cosa famosi occhio ragazzi. succede? Occhio ragazzi, però cosa succede? Che se muore una coppia che non è italiana, la segnalazione di quel delitto avviene, cioè, non è immediata, cioè chi segnala quel delitto? Quale famiglia segnala quel delitto, no? Cioè, non c'è una cioè, c'è un ritardo nella segnalazione di quei corpi, giusto? Certo. Quindi la coppia dei francesi e la coppia dei tedeschi, in questo caso, da chi venivano segnalati se non dai passanti che ritrovavano i corpi? Infatti, tra l'altro il ragazzo è stato anche coperto con dei bidoni di vernice. Io in questo momento però mi è venuto in mente di fare una considerazione, se tu mi permetti. Certo. Proprio in virtù del fatto che l'avevi fatta tu sui francesi. Allora, tu mi hai detto, dice, perché secondo te il bambino invece di essere andato là davanti, scusate, è andato a 2 km e 100, 2 km e 2, non mi ricordo quant'era il chilometraggio, dall'altra parte del paese a casa di De Felice? Forse anche per questo, perché se fosse andato lì davanti, tutte le persone coinvolte, la persona coinvolta non avrebbe avuto il tempo di tornare a casa e farsi i fatti propri. Portandolo a 2 km di distanza, il bambino avrebbe dovuto spiegare tante cose, eccetera, eccetera, poi cercare la macchia, ma i carabinieri, cercare la macchia, eccetera, eccetera, sarebbe passato il tempo.
lì di fronte avrebbero subito detto, là, perché ora non so se dalla finestra magari, perché quella sera, come Stefano me ne racconta e tu ben sai, lui facendo una certa manovra col braccio ha azionato la freccia sinistra, e quindi anche se si fossero affacciati dall'Ofanotrofio sicuramente l'avrebbero visto. Però dalla casa dei Felice no, non l'avrebbero visto. No, ma no, è assolutamente quindi, dall'altra parte, certo. Quindi ovviamente portando il bambino ai De Felice ritardavano il ritrovamento dell'autovettura. Assolutamente sì, questa è la mia considerazione, ma sì. No, ha senso tutto questo. Si ricollega anche, se dobbiamo fare diciamo così un'analisi più larga, diciamo più a larga scala, si ricollega anche ai tedeschi e francesi. Sì, questo me l'avevi detto anche l'altra volta, secondo te, perché eravamo in un periodo molto... eravamo in un periodo molto caldo e quindi se una persona non fosse tornata alle 10, cioè mentre alle 11 all'orario per stabilito, subito tutti si allarmavano e sarebbero andati tutti dai carabinieri a fare denuncia, perché magari dopo 10 minuti di ritardo si preoccupavano già. In realtà i francesi, poverini, chi li cercava, anche se quella notte, secondo me il mostro in quella fase ha voluto giocare un po' del tipo, io intanto uccido due francesi e ci vorrà del tempo prima che qualcuno si accorga che loro sono morte, giusto? Nel frattempo mando anche quella lettera della Monica, e alla della Monica gli dico, guarda, con un lembo di seno io ho ammazzato, ora trovali tu. Esattamente. Capisci? Il fatto sai cos'è, che in quel momento nessuno stava cercando italiani, quindi è pure quello il gioco, cioè il gioco perfido che fa il mostro, perché nessuno stava cercando, nessuna famiglia italiana, nessuna famiglia fiorentina, ecco, sì, italiana aveva denunciato la scomparsa di italiani, e quindi cosa succedeva? Che la della Monica e quindi diciamo le forze dell'ordine fiorentine dovevano cercare chi, che cosa, su quale denuncia dovevano basarsi. Esatto. Quale segnalazione? Nessuna, e quindi diciamo in quel caso era più difficile cercare, era come cercare un ago in un pagliaio. Okay? Purtroppo un cercatore di funghi è passato di là e le ha trovate prima che la lettera arrivasse, perché sennò sarebbe stato un gioco molto perfido del tipo, ecco, io ho ammazzato qualcuno, lembo di seno, è una donna, o vattela a pigliare a pesca, noi diciamo così. Insomma, avete capito il senso, cioè o valli a cercare adesso chi sono, senza nessuna denuncia di scomparsa, un turista? Sì, ma quale? Ma quale? Poteva essere un turista di qualsiasi... Considera che loro tra l'altro erano turisti che non alloggiavano in alberghi, non alloggiavano in strutture ricettive che avevano... che segnalavano la loro presenza, ecco, sto facendo... un'analisi più larga. Allora già stavano all'interno di una tenda, e quindi era un furgoncino, lo sai perché dico per essere precisi, perché i nostri ascoltatori appena sbagli di una virgola subito correggono, che bello essere precisi. E quindi cosa succede? Che era ancora più difficile trovare in questo caso chi era stato ucciso, sì, e chi non era stato ucciso, quindi si andava ancora più in mandava in tilt comunque la macchina investigativa, sì. Se non avessero trovato, se quel cercatore funghi non avesse trovato i corpi di Nemario e Jean-Michel Cravilici, io dico male, vabbè, comunque lui, la lettera fosse arrivata in procura in tempo, si sarebbe trovati con lembo di seno e senza nessuna scomparsa in giro, sarebbe diventato un bello. Non so le cose se sarebbero andate come sono andate adesso. Comunque, volevo fare un inciso sul 68. Ormai stasera sono io, vi dico di guardare anche i documenti, poi ognuno può rimanere la propria idea, perché magari. Io ripeto, mi scuso, non volevo assolutamente contraddirti, però le cose le cose devono essere, per quanto mi riguarda, devono essere dette per quelle che sono.
che la pistola sia stata gettata è una delle tante ipotesi che noi possiamo anche prendere in considerazione, ma non mi puoi venire, non tu, in generale non mi potete raccontare che tornato indietro io dico a Salvatore Vinci l'ho gettata e lui mi risponde vabbè non fa niente, no, non fa niente un cazzo, scusami, no. Fa, e come se fa? Poi se l'ha gettata era solo un'altra persona che l'ha per me, l'atto per le mani, ecco io volevo intendere quello, non volevo dire che tu stavi sbagliando. Un'altra cosa importante che tengo a dirci è che molte persone ancora non l'hanno capito, ma ve lo dico io, che qualcuno dice no, il bambino è stato portato lì perché doveva essere in realtà portato da Vargiu che stava là accanto, abitava lì. Cazzate! Vargiu era senza fissa dimora in quel periodo, quindi non stava accanto a De Felice. Io sono estremamente certo, insieme ad Angelo Barraco, che è qui con me, che testimonia, che per me è stato portato là perché doveva passare il tempo. 2 chilometri, poi il bambino parla con De Felice, il De Felice cerca di capire, chiamano i carabinieri, devono cercare la macchina e chi ha fatto che quello doveva fare ha avuto tutto il tempo di rientrare a casina tranquillo e beato. Ma può aver avuto anche tutto il tempo di, come dire, di pulire... Non solo di pulire, sto allargando anche le ipotesi, ecco, di pulire la scena, qualora ci fosse stato qualcosa da pulire, ecco, di togliere dall'ingombro qualcosa, no? Sì. Oltre all'arma, che è sparita, l'arma non ce l'abbiamo, quindi fare sparire l'arma, giusto? Perché nelle perquisizioni che sono state fatte l'arma non è stata trovata, ok? Certo. Da Mele l'arma non è stata trovata, Vinci, l'arma... Quindi l'arma è sparita, quindi chi è andato via da quel luogo ha avuto tutto il tempo di far sparire l'arma. Esatto. Ok. Sì, sì. Quindi noi questo possiamo affermarlo con almeno questo. Possiamo affermarlo con certezza, giusto? No, anche bene, anche perché Angelo ti dico io con assoluta certezza che poi dopo sono e non so come si chiama il è stato dragato, è giusto si dice così? Il fiume è stato dragato nel punto giusto in cui Stefano ha detto di aver buttato la pistola e non ha trovato niente. E non è stato trovato nulla. E quindi, poi, anche se anche a logica fosse stata buttata in acqua e fosse stata ritrovata, non so se la pistola poi avrebbe continuato a funzionare. Non lo so, magari sì, Io non sono un perito balistico, dovrei sentire quello. Ma secondo me no, non è stata buttata da nessuna parte. Nel senso, non... Secondo me la pistola... Sì. Che hanno avuto tutto il tempo per farla sparire. Assolutamente, sì. O quantomeno di metterla in un luogo sicuro, più che sicuro, ecco. Questo è un dato di fatto, ecco, perché noi ad oggi, 50 anni dopo, quell'arma non l'abbiamo mai vista, non l'abbiamo mai potuta vedere, diciamo, sotto un occhio attento, poterla vedere, ecco, esaminata anche da un perito balistico, comparato soprattutto con i boss. Noi quell'arma ad oggi, per noi quell'arma è un mistero, quell'arma non sappiamo che assolutamente sì, nel senso, io credo, ora, allora, io sono stato, io questo te l'avevo detto, insomma, non voglio certo nuovamente mettere in discussione il popolo siciliano che io amo, bene che io facciamo che ci incisi, il popolo siciliano amo, però ho anche avuto, diciamo... per un certo periodo della mia vita una forte attrazione per la mafia siciliana, quindi io la mafia dal 60 in poi la conosco conosco tutto. Te mi puoi chiedere qualsiasi cosa, la guerra corleonese, Bontade, conosci tutto anche tu, no? E nelle organizzazioni mafiose, va bene, tu mi insegni che una pistola può essere utilizzata anche da vari killer. Hanno i depositi, quando una persona ha bisogno di fare di... Io dico a Angelo Baracco, oggi tocca a te, vai a ammazzare Buonanima, Pio La Torre, va bene? Tu vai dove le armi sono custodite, prendi l'arma, vai e gli spari. E quindi può utilizzarla più persona. Nel caso di un serial killer, se tu hai una pistola, ok? In quel caso, secondo me, può essere stata altro che rubata. Non puoi, cioè non posso averti prestato io. Allora, il delitto di Signa è un delitto per gelosia, anche se Stefano Mele dice sì, non ero geloso del fatto che lei
sperperava tutti i soldi che io guadagnavo con i suoi amanti, quindi c'è anche il discorso della gelosia, no? E poi uno non è che va a ammazzare una coppia e poi presta la pistola a qualcuno per fare... Se la posso, se viene rubata, allora, sul discorso delle armi, sì, per esempio la banda della Magliana utilizzavano le armi in deposito comune, se non ricordo male, il Ministero della Sanità. No, ricordi benissimo. Ecco, quindi, ed era un deposito comune utilizzato non solo dai maglianesi, ma era utilizzato anche da altre strutture criminali che ne facevano. Dai, diciamo da Carminati tante, quindi può, il discorso che l'arma possa essere utilizzata da più strutture criminali, da più organizzazioni, è un'ipotesi. Sì. Ok? L'altra ipotesi che hai detto tu, che l'arma possa essere stata rubata, ecco perché dicevo che l'arma può, l'ipotesi che l'arma possa essere stata gettata, sottratta, si ricollega a questa ipotesi, ossia che ipotizziamo, sempre nel campo delle ipotesi molto larghe, ipotizziamo che lui, che Stefano Meli abbia gettato l'arma, ok? E nell'arco, in un arco temporale più o meno breve, l'arma, per un caso magari fortuito, sia stata rubata, ok? E quindi poi sia stata riutilizzata negli anni successivi. Io... la mia ipotesi sul furto dell'arma si ricollega proprio a quanto dicevi tu, quindi il riutilizzo dell'arma secondo la mia ipotesi è che possa essere avvenuto dopo il furto, però il furto non all'interno dell'abitazione del Mele o del Vinci o di chi altro, diciamo, all'interno di quel gruppo, ma l'ipotesi a seguito di un furto, a seguito di un furto non nella casa, a seguito del furto dopo il, dopo che lui l'ha gettata, perché però magari è avvenuto sempre nel campo delle ipotesi molto larghe, magari coincidenza è voluta e quella persona avesse quel bosso lì. Dico, nella vita, diciamo, sempre, ripeto, nel campo delle ipotesi, magari la persona può accadere, tutto. Diciamo, che quella persona magari avesse con sé, ripeto, parliamo sempre, stiamo fantasticando ovviamente, però magari in quel periodo ad avere quei bossoli non era soltanto una persona in Toscana, ma erano più persone avere quel tipo di bossoli lì. Chi ci dice... Erano due tipi, sono stati due tipi di bossoli. Ok, ecco perché dico che... Sì, poi sì, erano due tipi di bossoli, ma chi ci dice che soltanto una persona avesse quel tipo di bossoli? No, no, ma no, ma no, ma infatti io sto cercando di capire, certo, cioè, quando tu fai le inchieste, non c'è bisogno che io insegni a te come si fanno le inchieste. Quando tu fai le inchieste si guarda, credo, no? A 360 gradi, potrebbe essere successo questo. Siccome la realtà dei fatti è una sola, e alla fine del libro che io ho qui davanti a me c'è scritto che Stefano Mele è stato condannato a 13 anni con forse la complicità di un'altra persona e non è neanche sicuro, ma su me sì, ma insomma, quindi noi possiamo pretendere per tantissime ipotesi che l'abbia buttata nel fiume, no, no, l'abbia buttata nel fiume, no, però diciamo può anche averla non buttata nel fiume, può averla semplicemente buttata. Sì. Però vedi, se non ricordo male, c'è una strada lì vicino. Sì, c'è la strada accanto, certo. Sì, era sterrata anche quella. No, allora, facciamo un ragionamento logico, no? Io e te si va a ammazzare una persona, va bene. Io vengo da te, vengo dove abiti, non diciamo dove, ma insomma, vengo nella tua città e andiamo a ammazzare la persona. E te vai a ammazzare la persona, vado io e torno indietro e dico: oh, Angelo, l'ho buttata la pistola. Te che mi dici? Oh, scemo, ma che fai? Cioè, quindi una cosa del genere potrebbe averla fatta, e io non credo, però magari può anche essere, se fosse stato da solo. Quindi ho visto tre. Però poi c'è il discorso dei bossoli. Dove la ripresi i bossoli? Capito? Quindi è... Dal mio punto di vista può essere che se la sono riportata sia stata messa da qualche parte, però qualcuno se l'abbia un po'. E poi abbia cominciato a fare gli omicidi dal 74, dalla Pettina in poi. Questo è il mio punto di vista. Poi
ti ripeto, ti ho detto all'inizio della puntata che avremmo fatto due chiacchiere come al bar, e quello è che stiamo facendo, anche se è molto interessante. Io vorrei, prego, dimmi. Quindi chi ha preso la pistola ha preso anche Bosso, sì. Sì, secondo me, che ha trovato tutto lì e ha preso tutto e portato via. Poi chi ti dice che non abbia smesso, perché ora non credo, ma insomma, che nell'85 abbia finito i Bossoli? Ma ci sono anche, per esempio, altri, secondo me può aver anche cambiato modus operandi. Ricordiamoci, ci sono anche delitti delle prostitute, che sono anche molto interessanti. Travestito, le prostitute, il signore alle cave di Maiano, che era frequentato anche da un altro personaggio. Guarda, io ti aggiungo pure un'altra cosa, che non abbiamo parlato, però te la butto lì. Io, facendo alcune ricerche, ho trovato, sempre spulciando un po', il prima e il dopo, gli otto omicidi, no? Un po' fa ho fatto cenno al periodo Pacciani, no? Quindi il delitto del 92, quello che ha detto poco fa, sì, sì. Esatto, a Barberia, sì, il delitto del 92. Io ho trovato un delitto avvenuto poco prima del delitto L'Occhio Bianco. Questo delitto è avvenuto a Roma il 16 agosto 1988. Quindi poco prima, cioè considera che il delitto L'Occhio Bianco è avvenuto il 21 agosto 1988. 5 giorni prima, 6 giorni prima. 5 giorni prima, ok. Sì, sì. Praticamente 5 giorni prima del delitto L'Occhio Bianco è stato ammazzato a Pratica di Mare Maurizio Carrafa, 21 anni, un aviere, un delitto che non è mai stato chiarito. Non si sa come mai sia stato ammazzato, perché sia stato ammazzato, chi l'ha ammazzato, non si sa nulla di questo. Praticamente l'aviere è stato ammazzato al cancello ovest della base, la base NATO di Pratica di Mare, i piedi erano rivolti verso l'esterno, all'aviere è stata recisa la gola, con un profondo taglio, quanto pare, penso che sia stato fatto con un profondo, con un coltello, quasi, diciamo, da quello che si sa, talmente profondo, quasi a decapitarlo addirittura. Il killer gli ha sparato un colpo alla spalla e uno alla testa con un fucile, e gli ha sottratto delle armi, ascolta bene, tra cui una beretta. Allora, le domande a questo punto sorgono spontanee. Intanto, di che beretta si tratta? E poi perché ucciderlo? Nel senso, intanto perché sottrarre queste armi? Perché uccidere l'aviere? E l'altra domanda è se questo delitto avvenuto 5 giorni prima. Ovviamente sempre qui siamo nel campo delle ipotesi molto, 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 molto larghe. Bisogna precisarlo. Se questo delitto è avvenuto 5 giorni prima a Pratica di Mare, in cui sono state sottratte delle armi, cioè qui una beretta, in cui è stato recisa la gola di questo aviere, può essere in qualche modo collegato con quello accaduto 5 giorni dopo. Questa è una domanda, ovviamente, che non ha ad oggi. No, tu ti sei occupato anche di quel caso, mi sa che avevi scritto qualcosa. Ne ho parlato sull'Unione Farma di questa cosa, sì. Però secondo me è interessante il fatto avvenuto a Roma, perché poi mi chiedo pure, ma i vinci avevano, così, sempre domande le mie sono, i vinci a Roma cioè, avevano per caso, frequentavano Roma? Non ho Non idea. lo, No. sa non lo sappiamo questo. Non, ma non solo i Vinci, parlo anche di altre persone vicine a questo caso. Quindi Ci sono anche dei tuoi connazionali vicino a questo caso, sono tante eh? le Connazionali era inteso persone corregionale, sì, corregionale. quindi dico, alla fine secondo me bisognerebbe, secondo me, non fermarsi soltanto agli 8-12 omicidi, un po' allargare Sì, sono esattamente convinto. Sì. lo spettro, diciamo, di indagine, però è una storia che comunque va al di là, ecco,
degli 8 duplici omicidi, però dopo 50 anni ne stiamo ancora per parlare, vuol dire che qualcosa. Dopo alla fine della puntata, che manca un 5 minuto, quindi possiamo poi, se è risultata gradevole, fatecelo sapere qua sotto. Poi io inviterò Angelo, anche se per prendere appuntamento con lui, se voi andate a far chiedere una visita col Papa, secondo me fate prima. Perché è talmente impegnato nello scrivere articoli a destra e manca, a lavorare e poi a guardare un po' stai sole, è sempre molto difficile, che è un merito, non demerito, è un merito. Allora, ti volevo chiedere una cosa, te la dirò alla fine della puntata. Guarda, sono passato un'ora. Se tu hai da aggiungere qualcosa di importante, me lo dici, se no chiudiamo qua, eventualmente potremo farne un'altra, perché domande a farti ne avrei tante e mi piacerebbe approfondire anche il delitto consigli, non ricordo la donna, come si chiama? Il delitto della cavallina. Vabbè, lo chiamano così, il delitto della cavallina. E vuoi aggiungere qualcosa? No, vuoi Perfetto. qualcosa da aggiungere? No, io ho parlato per i miei gusti, io ho parlato pure troppo. Non mi esprimo mai riguardo a queste cose, però stasera ho avuto un po', diciamo, ho voluto mettere i puntini sulle i, non per te assolutamente, che sei stato graditissimo, molto gradevole, come dire, anche molto ben preparato. Però alcune persone avevano da ridire alcune cose, come i calzini, piuttosto che adesso abbiamo documenti alla mano che poi possono essere un po' libero è questo, possono anche non tornare, possono anche portarci a strade diverse, ma la realtà dei fatti rimane questa, perché sono stati copiati a mano pari pari. Bene, Angelo, rimane un attimo lì che ci salutiamo in privato. Grazie mille. Tanto noi stasera ci vedremo alle 21:30 circa nel gruppo di chi l'ha visto, intanto ti fai la tua, siete simpatici come eccetera, Tra eccetera. pochissimo ti aspetto da quelle parti. Grazie Va bene, ci vediamo là. Bene, grazie a tutti, grazie per aver partecipato. Scrivete i a commenti e voi. fate sapere. Se avete domande da fare Angelo, ditemi, io gliele passerò e poi se vorrà lui vi risponderà a video. Ciao, buonasera, buonanotte a tutti. Grazie, buona Grazie, serata, grazie, grazie. grazie, grazie. Rimani lì che termino.